veloce di questo provvedimento, facendomi inoltre interprete del sentimento dei colleghi del gruppo, rivolgo un grazie di cuore al Presidente Rosato e all'Ufficio di Presidenza del gruppo del PD per averci sempre sostenuti ed accompagnato in questo percorso. Un grazie infine a lei, Presidente, per la pazienza e al Ministro Martina per il lavoro che svolge. Grazie. Adesso il governo voleva intervenire, immagino per ringraziamenti. Prego. Esattamente, la ringrazio Presidente, davvero soltanto un istante per un ringraziamento oltre che alla Commissione, al Presidente Sani, al Relatore Oliverio, a tutti i commissari di maggioranza e di opposizione per l'ottima collaborazione e il confronto costruttivo. Credo che le molte cose che sono state dette questa mattina, le osservazioni e le analisi che sono state compiute anche in sede di dichiarazione di voto ci dicano del lavoro fatto, ma anche dell'impegno comune che abbiamo per proseguirlo. In questa direzione opereremo, ma forti anche di quanto emerge da questo lavoro che oggi portiamo alla votazione qui alla Camera, nella speranza che appunto presto diventi legge per lo Stato. Quindi grazie davvero. La ringrazio. A questo punto, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato, numero 3119A. Delega al Governo ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione, competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. Dichiaro aperta la votazione. Carbone, Carnevali, chi non riesce a votare, Stumpo, chi altro? Villa Rosa, chi altro abbiamo che non riesce a votare? De Lorenzis, Fabbri, qualcun altro? Non mi pare. Dichiaro chiusa la votazione. 240 favorevoli, nessuno contrario, la Camera approva. Comunico che la Presidente della Camera è chiamata a far parte della Commissione.